Ciao a tutti e bentornati qui sulla North Frisici Mars. Guardate un po', abbiamo fatto il trenino con i pallet da zucchero, solo che quello è molto veloce e io qui devo stare attento alle curve. Però ormai abbiamo finito. Qua come siamo messi? Oh, abbiamo finito anche con le patate, guardate, quasi. Il tipo è pieno con la patata? Sì, vabbè, io vado dritto, lui prende di là, io vado dritto, tanto non è che cambia chissà che cosa. Allora, abbiamo svuotato tutte le produzioni. Adesso come siamo messi? Abbiamo 205 di zucchero. Va bene. Abbiamo cambiato il nostro silos dove scaricare l'erba. Abbiamo così iniziamo a riempire anche l'altro silos. Più che a riempire l'altro silos, abbiamo la mia opzione è stata quella di far iniziare a fermentare la pula dentro al primo silos, così che non voglio arrivare al limite per non avere più insilato, anche perché devo adesso riempire la mia produzione di produzione mista, la come si chiama? Totale razione mista, devo riempirlo un po' di insilato perché secondo me è un po' che non ce ne metto e un po' ci va. E poi dobbiamo rifornire di nuovo il biogas, il che significa che un po' di lavoro lì lo dobbiamo fare. Ah, una cosa mi sono dimenticato. Ho iniziato la missione sul campo 45, solo che devo fare una cosa che mi sono dimenticato. Vacca trota, ma per freni si è messi non male, di più. Andiamo sul 45. Qui. Fermati. Perché non mi ricordo. Se vuole erba, allora vediamo un po'. Tosa il prato, poi essiccalo con un voltafieno e avvolgi le balle. Allora non vuole insilato, poi essiccalo con un voltafieno, che significa che dobbiamo cambiare il metodo di lavoro. Ok. Va bene. Facciamo un po' di ba Oh! Che traffico. Ah, perché? Questo dà fastidio. Ah, sì, per il. Oh, guardate che trenino che si era formato qui. Ma perché vanno tutti di là? Ah, perché è quello l'uscita, effettivamente. Sì, perché li ho cambiati. Invece di fare il giro tutto in quel modo, adesso girano e vanno tutti in qua. Così corciamo i. Allora, è una cosa però comunque sbagliata, l'ho fatta e l'ho lasciata sbagliata. Adesso questa scusa la andiamo a riprendere. Allora, perché lui entra qui, se esce di là. Se esce di là, non c'è mica bisogno di avere questi. Ah, così che lui cosa fa? Lui drac, esce direttamente di là. Ok. Fa il giro, fa il giro di là. Questi invece escono di qua. Sì, va bene. Va bene così. Uno, due, tre. Qualcuno già l'hanno scaricato. Bene. Ma di quello non ce ne occupiamo proprio. Noi ci occuperemo solo ed esclusivamente di questi.
Campi con l'erba ci interessa. Quello sul campo 1, che fine ha fatto? Ha finito? No, sta lavorando ancora. Sul campo 8 avevamo finito, se non sbaglio. Vediamo. Un rullo. Ok, qua sta dando di rullo. Mi sa che al prossimo giro dobbiamo arare un po' di campi. Infatti il 22 è da arare, ma è in fase di crescita, se non sbaglio. Perché non me lo fai vedere? Erba. Ah, perché era spenta. Vabbè, ok. Ok. Questi sono raccolti. Devo solo dare un'occhiata a questo. Oh, non ci siamo proprio messi male, dai. Questo è il fertilizzante, invece questo è il pH. Quello messo peggio è questo. Andiamo a vedere. Ah, dobbiamo fare ancora questo. L'avevo saltato, vediamo. Azoto perfetto, pH buono. Vediamo una cosa, aspetta, vediamo se c'è qualche campo che possiamo dare di fertilizzante. Il 22, il 33 potrebbe essere fertilizzato, perché siamo proprio messi male, male, male. 33, 41 quando abbiamo finito, il 40 dopo che abbiamo raccolto, il 2. Il 2, vediamo come si è messo col 2. È sempre una cosa, perché qui, allora. Ah, questo non è seminato. Beh. Aspetta, ma devo seminare ancora questo? Oh sì! Aspetta, 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 che mi sono dimenticato una cosa. E devo farlo entro oggi. Allora, avevamo detto. Aspetta, eh. Oh. Al momento facevamo una cavolata. Segale. Frumento. Mi serve il farro? Sì. Mi serve il farro. Il farro sul 2. Perché mi serve il farro per la produzione? Dov'è? Ah, mi sono dimenticato il farro. Farina, rai. Farro, mi sono dimenticato farro, farro, farro. Allora, abbiamo detto che. Questo era segale. Questo frumento. Mi sono dimenticato farro. Cacchio. Oh. E tu perché fai sta roba? E tu perché fai così? No. Allora andiamo a prenderci subito la seminatrice perché dobbiamo farlo entro oggi. Ah, cacchio, un momento facevamo una cavolata. Allora, farro.
Ma la lite con la seminatrice. Oh, beccato il buco. Dobbiamo anche vedere come siamo messi queste produzioni per vedere se dobbiamo rifornirle, ma questo abbiamo tempo, tanto ci servirà l'anno prossimo ormai. Dai. Anche perché dopo dobbiamo dare di rullo. Secondo me faremo notte su giro qua. Allora, campo 3, ogni volta me lo dimentico. 2. Campo 2. Wow, non ho niente sul campo 2. Boh. So. Crea lavoro, posizione nel campo. E lui viene in qua. Facciamo qui. Antiorari. Antiorario, genere. Sì. No, aspetta, angoli morbidi, sì. Perché con gli angoli retti là fa un casino. Ok. Allora, abbiamo un po' bloccati. Anche troppi. Allora, dai. Cioè, mi fai vedere dov'è il primo punto a sto punto? Campo 9. Primo punto dovrebbe essere qui. Beh, intanto lo metto così e lui un po' di spazio ce l'ha per andarsi a cercare il suo primo punto, dai. Allora, ho finito di svuotare le mie produzioni, eh? Questo è già un bel passo avanti. Vediamo se riusciamo già oggi a vendere, iniziare a vendere. Vediamo. Prima voglio però mettermi a posto con questo. Così almeno abbiamo già una rottura in meno. Poi nel frattempo abbiamo un po' di pallet vuoti da consegnare. Adesso svuoto questo, dopo. Cioè, adesso intanto finisco qua. Come si è messi? 23, dai, ce lo dovremmo fare, no? Facciamo un po'. Dedichiamo 5 minuti alla patata e. 5 minuti se li merita, un po' che non ci dedichiamo qui alla nostra raccolta.
Poi adesso quando finisce qui andiamo anche a posizionare che ho lo scaffale per le lame davanti, così che quello almeno sappiamo dove sono messe tutte, non è un problema. Ok. Uff, quasi quasi il camion me lo fermo lì. E non lo faccio venire più in qua. Bisogna vedere solo dov'è. Oh, me li fa girare tutti, eh? Oh, benissimo, siamo arrivati proprio nel momento giusto. Mentre lui scarica, andiamo a vedere quante patate abbiamo. Zac, zac. E allora, patate. 400. Beh, intorno ai 500.000 di patate. Qualcosa la sfrutteremo per andare a seminare patate. Sì, perché 40.000 circa ce ne sono dentro al coso. Come è messo a diesel è tutto? A posto, lui è a posto. Allora, vatti a parcheggiare. Vabbè, tu vatti a parcheggiare. Si prega di assegnare. Perché? Da là il parcheggio. Ok, vediamo lui qui. Adesso sì. Era selezionato il camion per quello. Ok, vuoto. Allora, facciamo una cosa. Mettilo qua, questo, che adesso ci serve per andare a vendere della roba. Ok. Quello sta scaricando, benissimo. Portiamo questo in fattoria. Vediamo se riusciamo a scaricare direttamente. Uff, non lo so se riesco a scaricare direttamente dentro al silos. Ah, ce n'è uno che è senza additivo. Porca trota, me lo sono dimenticato. Aspetta che forse. No, è già di ritorno. È già di ritorno, lo devo beccare quando è pieno. Beh, ce n'è altri 30.000, ne avevamo 460. Andiamo intorno ai 500.000. Intorno ai 500.000 di patate, che non è male. Tagliamo per i campi. Ok, qua ci vanno. Questo è un bel campo per due produzioni. O per una grande, cioè tipo quella delle marmellate, o quella più delle marmellate, quella per i liquori, quella roba lì. Quella delle marmellate sta bene là sopra dove ci sono, dove andremo a posizionare i frutteti. Così ce l'abbiamo lì a fianco. Vabbè, quello ha raggiunto il parcheggio. Cominciano a diminuire gli aiutanti. Tanto diesel non abbiamo consumato, ce n'è ancora un po', dai.
ora andiamo a piazzare il cacchio si chiama? Lo scaffale qua, vediamo un po' se riusciamo. Andiamoci di qua. Ne ho due o tre diversi. Adesso vediamo quale è meglio. Anche perché dobbiamo trovare lo spazio giusto, visto coso qua. Ce la famo? Non ce la famo, eh. Che cacchio. Ha fatto fuori una gomma. Non ce la fa. Non ce la fa. Anche perché sto coso ha collisione. Porca trota. Facciamo l'ultima prova. No. Allora, rimorchio. Oh, dobbiamo allungare sempre il sughetto qua. Allunghiamo i lavori. Prendo il camion, che devo fare? È l'unico disponibile. Anzi no, facciamo una cosa, mettiamolo direttamente lì in posizione, così gli diamo una lavata, manutenzione, siamo al massimo posto. L'avevo fatto forse prima di partire a lavorare, non ricordo. Perché ha aperto qualcosa da? Oh, la nostra seminatrice, bisogna essere caricata. Adesso di nuovo il problema con quel cacchio di fertilizzante. E là, spostati! Allora, scarichiamo qua, mandiamo a parcheggio, andiamo a prendere il coso col fertilizzante. Sì. Gli facciamo un po' il pieno. Allora, parco. No, adesso di nuovo un casino qua per caricarlo. Ma in un modo o nell'altro facciamo. Che in un modo o nell'altro facciamo. Allora, aspetta. Il rullo su uno l'abbiamo dato. Non ha finito nessuno. Aspetta, mi è venuto un dubbio. Tu come sei messo? Tu ancora un po' di lavoro ce l'hai, ok. Tu qua sul 9 e 10 stanno lavorando, posto? No, va bene, dai. No, andiamo... Dov'ero? Che dovevo fare? Ah, il coso col fertilizzante. Sì, qui. Che poi è sempre il fertilizzante, quello che finisce prima. Adesso qui un casino. Dobbiamo entrare dritti, ma dritti. No, non siamo molto dritti. Allora. È a pelo sto coso qua, eh. Dove tocchi?
tocca qua. E dai. Allora, fertilizzante. Ordine alfabetico mai, eh? Mi sa che mi compro un'insaccatrice, un qualcosa del genere. E va. Ci siamo incrastonati? No, ce l'abbiamo fatta, dai. Mi sembrava che mi fossi incrastonato qui. Incrastonato. Vamo a liberare. Oh, vai. Ha bisogno di essere caricata, ha finito il lavoro. Beh, sarà sicuramente uno di... uno di quelli... Ah, eccolo, di chi ha finito di lavorare. Il rullatore. Ma tanto lo lascio lì perché mi deve rullare anche il campo 2. Non è un problema. Questo qua è uno dei prossimi che andremo a comprare. Questo è un gran bel campo. Il 18 di là non sarebbe neanche male. Wow! Ventimila, quante volte gli facciamo il pieno? Un paio di volte? Bene, è fatto, dai. Secondo me due o tre pieni gli servono alla grande. No. Sbagliato dir. Sbagliato Johnny. Vai indietro. Che ho sbagliato Johnny. Ok, ci spostiamo a questo che sicuramente così gli dà fastidio. Mettiamolo qua. Boh, ok, allora questa... Ah, siamo arrivati alla fine, dai. Allora questa la chiudiamo qua, ragazzi. Mi sa che la vendita la facciamo nella prossima puntata. Nel frattempo questo si finisce qua il suo lavoro e noi non so se la facciamo entro il mese di settembre o andiamo direttamente in ottobre. Così ci rimane solo la missione e possiamo fare tutta la vendita che vogliamo. Tanto la missione ancora prima che arriviamo alla raccolta delle balle ci mette un po'. E abbiamo tutto il tempo, ci possiamo dedicare solo ed esclusivamente alla vendita dei nostri prodotti. Ok, allora appuntamento al prossimo video, sempre qui sulla Manche. Salutone, ciao!